La quarantesima tra i rifugi Valpellice c'era già stata a luglio. Questa è quella vintage, per celebrare e rivivere la versione nata nel 1972. Primo esempio di gare di corse in montagna in Piemonte. È stata organizzata dal Caiuget Valpellice e dall'Atletica Valpellice, che hanno nuovamente mobilitato volontari, soccorso alpino e Croce Rossa. Era dal 2008 che non si correva in questa formula originale a coppie, con partenza e arrivo al rifugio Jervis di Bobbio Pellice, passando dai rifugi Barbara Lowry e Battaglione Granero. Poi la gara è cambiata, gli atleti volevano correrla da soli per mettere anche giustamente in mostra le loro doti. È diventata transfrontaliera, passando per la Francia. E poi Sky Race o Sky Marathon, come si chiamano in alcuni posti, o, come la chiamano in Valpellice, semplicemente trail da 55 a 33 km, con partenza e arrivo da Bobbio Pellice. Le quasi 200 coppie al via hanno segnato il record storico di iscritti. Diciamo che è stata, si può sintetizzare, un'apoteosi. Era facilmente prevedibile, perché le richieste di tornare a fare questa manifestazione erano molte, almeno pari alle difficoltà tecniche, organizzative e logistiche soprattutto, perché dal punto di vista tecnico non abbiamo problemi a organizzare queste manifestazioni, molte volte troviamo invece grandi difficoltà a gestire la logistica per queste manifestazioni. Correre la Tre Rifugi a coppie, anche se soltanto di 21 km e 600 metri, non è semplice. Bisogna scegliersi bene il compagno o la compagna, avere caratteristiche simili, provarla insieme almeno una volta, avere passi affini e caratteri analoghi. Erano moltissimi giovani alla partenza che sognavano di fare questa corsa da bambini, quando venivano portati in montagna dai padri e vedevano i grandi volare. Bisogna correrla tutta assieme, non si può aspettare l'altro o l'altra ai vari controlli. È una legge non scritta. Bisogna aiutarsi, sorreggersi e confortarsi. È un'esperienza che ti fa spendere tante energie, ma ti dà molto di più in termini di gratificazione e emozioni non quantificabili, forse proprio per il fatto di correrla insieme a qualcun altro. Sai che non dipende tutto da te, ma sai anche che non sei solo. Se non vado errato, erano 193 coppie di iscritti, un risultato che noi non pensavamo di ottenere, tant'è vero che abbiamo previsto 150 premi. Si parte dal Jervis a 1732 metri, si sale di 650 metri al Col Barant, da dove si vede la conca del Prà dall'alto e i monti che dividono la Valpellice dalla Francia, il Bucie e il Palavas, e si raggiunge il giardino botanico Bruno Peyronel. Si scende nella Comba dei Carbonieri fino al rifugio Barbara dopo una lunga discesa sull'antica mulattiera militare e poi inizia la salita di 1000 metri di dislivello fino ai 2667 del Col Manzol, la vetta della gara. Da lì è una lunga discesa interrotta dal rifugio Granero e dalla piana della Conca del Prà. Gli ultimi 5 km dopo aver frollato gambe e ginocchia nelle salite e nelle discese precedenti. Peraltro un premio particolare, nel senso che è una sorta di trofeino che si unisce e unisce assieme Baran e Manzol, che va diviso tra i due concorrenti, quindi ognuno terrà a casa sua il colle che preferisce. Ma sarà anche il testimone che l'ha fatta assieme a un altro questa manifestazione, quindi c'è anche un contenuto di solidarietà sportiva, di sport assieme, quindi qualcosa che va al di là del fatto agonistico. La gara non era competitiva, l'unico premio messo a disposizione andava al costume più originale. Per la cronaca, tra i maschi ha vinto Filippo Barazzuoli insieme a Diego Rassi in 2 ore e 19 minuti. Tra le donne Ivana Costabel e Marina Plavan, in 3 e 18. Per le coppie miste Roberto Giachetto e Raffaella Miravalle, in 2 ore e 36 minuti. Alla partenza e all'arrivo anche Angelo Doria, 86 anni, che l'ha chiusa in 6 ore e mezza, ampiamente sotto il tempo massimo delle 8 ore. Il pittore Ghiriwar ha dipinto per l'occasione un quadro commemorativo che rimarrà nella sede del CAI di Torre Pellice e tutti oggi si chiedono se si ripeterà questa storica e bella giornata. Oggi noi consegniamo alla vallata un pezzo non solo di sport ma anche di storia e speriamo che ci sia la volontà di valorizzarla invece che di superarla, nel senso che non è semplicemente una gara sportiva, è un pezzo di storia della vallata. Questo comitato organizzatore sono 12 anni, 15 anni che organizza questa manifestazione ed è legittimo che abbia anche già un po' le batterie esaurite, abbiamo bisogno di forze nuove, ma soprattutto di grandi disponibilità della vallata, se ci crede.